nostro priore Terrone. Come me, c'è la pizza dolce, se qualcuno sa cos'è, chi non lo sa, è la torta di compleanno, la torta che si faceva alle feste, in ogni modo, che non è un pan di spice, è un'altra cosa, ok? È una torta con la crema, ci sono le pizze dolci e le pizze salate. Noi adesso andiamo a fare un piatto tipico, leggermente modificato, lo preferisco in questa maniera. Andiamo a fare una variante di una pizza umbra, di una pizza di formaggio, la pizza di Pasqua. Sulla massa, dopo circa più o meno 3 ore di lievitazione, arriviamo a questa misura. Siamo partiti da qui, ha triplicato il suo volume. Se la lascio andare ancora un po' è meglio, però insomma il tempo è quello che è, quindi ci accontentiamo di questo. Questa è una latta di pomodoro, di pomodori pelati, questi quelli vanno benissimo. Sono fatti in acciaio, quindi sono adeguati per questo tipo di preparazione. Semplicemente quando recuperate il pomodoro, battete i bordi, lavate bene, acqua e sapone, mettete ad asciugare in forno, dopo aver tolto l'etichetta, perché è ordine di questi stati che viene utilizzato per diverse preparazioni, anche addirittura per fare panettoni gastronomici, brioche, io le uso per fare queste pizze, ogni tanto le metto a parte, invece di buttarle via, le uso per questo. Allora, per fare questo abbiamo bisogno di un doppio impasto, però non siamo un ciotto. Allora, per fare questo abbiamo bisogno di un doppio impasto, dobbiamo utilizzare anche in questo caso, come sempre, una farina altamente tecnica, quella che avete, non c'è nessun problema, e le dosi sono queste, se ve le volete segnare, se vi interessa. Allora, più tempo avete a disposizione meno sarà il lievito, meno tempo avete a disposizione, mi dispiace per voi, aumentate il lievito. Ovviamente poi con tutte le conseguenze che ne derivano. Il primo impasto, chiamiamolo l'impasto piccolo, quello che attiva l'impasto più grande, comprende 100 g di latte, 100 g di farina, circa 20 g di lievito di birra e, non so cosa ci sta scritto qui, zucchine, zucchero. No, se ve lo faccio vedere a voi iniziate. Il secondo impasto invece, quanto basta, un pizzico, io non ce l'ho messo, ho fatto come per fare, un pochino, calcolate una decina di grammi. Il secondo impasto prevede 300 grammi di farina, 3 uova, 25 grammi di sale, 50 grammi di strutto, ebbene sì, lo strutto lo usiamo, del pepe nero, 25 grammi di sale, 50 di strutto, del pepe nero e 250 grammi, io vi dico, di formaggio. Io, noi utilizziamo il Ferrosia Grana Padano, va benissimo, ok? Se lo volete usare, non usate solo pecorino romano, è troppo forte, dovete mitigare, quindi magari fate 50-50, è la cosa più ragionevole. Eh? 50% così la cosa si va a stabilizzare in questa maniera. Allora, come tutti voi sapete, quando andiamo a fare questo tipo di impasti, ogni impasto che prevede lievitazione, si dovrebbero seguire tutta una serie di regole per evitare di intossicare il lievito. Ovviamente parlo di lievito compresso, non parlo di lievito secco. Da lì andatevi a fare le proporzioni, che adesso semplicemente questo è un impasto dimostrativo, non sto proprio a guardarlo. Allora, il latte deve essere freddo, ok? Non freddo di frigorifero, però quasi freddo di frigorifero è meglio, perché le componenti grasse del latte non vanno bene per il lievito.
se il latte è freddo è vero che il lievito si inibisce leggermente, però quando poi si attiva riesce a prevaricare il grasso e il lattosio che sono contenuti nel latte. Perché metto il latte? Semplicemente per una questione di struttura, perché appunto le caseine danno una struttura migliore al impasto, quindi lo fanno leggere in maniera migliore, per questa è una massa particolarmente pesante. Quindi sarebbe meglio una farina forte? Sì, sarebbe meglio, ma concettualmente non ha senso, perché stiamo parlando di un dolce tradizionale, quindi si fa con la farina che hai. Mi spiego? Poi se dovessi darvi un doppio punto della farina, almeno 300 sarebbe appropriato, dovete vederlo in un'ottica di un pan di Spagna, quindi avete bisogno di una struttura che tenga. Ma quello che fa reggere la struttura effettivamente è il latte. Allora, aggiungiamo la farina e sempre andiamo a lavorare. E poi andiamo ad aggiungere il sale. Sebbene il sale inserito in questa fase di impastamento non sia corretto, questa è la procedura che si fa di solito, quindi io mi sono attenuto a quello che normalmente si fa. L'unica variante che ho fatto, perché il latte e il sale si dovrebbero mischiare insieme affinché il sale si sciolga, sapete benissimo che non ha alcun senso, ho aumentato il volume dell'impasto, insomma della soluzione di lievito e latte con la farina in modo da diminuire la concentrazione salina, far sì che il lievito soffra meno, ok? Quanto sale, scusa? Scusa? Quanto sale? Sale 25 grammi. Adesso tecnicamente dovrei lasciare, adesso dovrebbe rimanere affermarsi, a respirare, riattivarsi e iniziare a fare le bolle per circa 25 minuti, 30 minuti a temperatura ambiente. Cosa che noi non possiamo fare. Andiamo ad aggiungere le uova, aperte con una mano sola per far molto figo, mi raccomando. Sempre, ma questa mano è sporca. Io vi do questo suggerimento banale, voi cercate di sporcare una mano alla volta, perché poi con le mani sporche andate a toccare l'uovo e ci ricordiamo da dove esce l'uovo. E poi sempre con le stesse mani andiamo a impastare, tutta salute, non succede niente, ma potrebbe, ok? Quindi allora lavorate sempre la mano che impasta e la mano che aggiunge le varie cose. In questo caso sono destro, sono destro. Un'accortezza e una finezza per la preparazione di questa pizza è quella di utilizzare uova rosse, ok? Spero si veda perché la ciotola è rossa. Allora la domanda che so tutti voi mi state per fare, e vi vedo particolarmente dopo una giornata così intensa, ancora particolarmente vivaci, di che silenzio. Ma cosa mangiano le galline per far vedere le uova rosse? Gli danno i coloranti? Gli danno, secondo te gli danno le carote? Sì, potrebbe essere. Comunque li nutrono con cibi a prevalenza rossa, ok? Quello che dovreste dire è quello che dovreste. No, mi fa, mi dai! Allora, quello che noi andiamo a vedere qua, il primo numero su questo codice, ci indica la forma di allevamento dell'uovo stesso, ok? 1, 2, 3, 4, 1, più numero è basso più diciamo c'è rispetto per l'animale. Il numero 3 è un allevamento intensivo a terra, ovvero non sono quei polli allevati in batteria in maniera così atroce come vediamo, però non sono nemmeno i polletti che avanzano felici quindi il minimo accettabile per l'utilizzo di un uovo, se dobbiamo fare una scelta etica, minimo è 3, meglio sarebbe 2, ottimo sarebbe 1.
Altra cosa, abbiamo parlato stamattina del peso delle uova, mi fermo perché devo guardare se inizia a spingere. Abbiamo parlato del peso delle uova, io ho parlato di uova di classe A medie. Se qualcuno di voi utilizza uova biologiche, quindi per forza di cose levate le galline a terra, in spazi aperti, cibi, insomma rispettosi di tutto, sappiate che la calibratura di quelle uova non è obbligatoria, quindi voi potreste ritrovarvi un uovo grosso così, povera gallina, e un uovo così, contenta la gallina. Quindi in base all'età della gallina il calibro dell'uovo può cambiare, quindi nella stessa mezza dozzina di uova vi ritrovate uova più grandi e uova più piccole. Come fare? Pesare. Ok, in questo caso abbiamo aggiunto 3 uova, giusto? Sono 6 per 3, 18. Ok, massimo 200 grammi di uova. Non superate questa dose perché non serve. Allora, come inizio a vedere, scusate, non so se vedete le prime bolle. Allora, andiamo ad aggiungere lo strutto. La domanda, posso sostituirlo con l'olio? No. No. No, perché la consistenza è diversa. Sì, lo potete fare qualche di rare, cioè potete mettere anche la margarina qua sotto il burro, non c'è nessun problema. Però le strutture e le consistenze cambiano, ok? Per fare questo genere, andiamo a sciogliere con la mano, via via che io lavoro l'impasto, lo dovrei fare sempre con le mani, il calore della mia mano aiuta a sciogliere i grassi e lo strutto. Un pizzico di zucchero, abbondante pepe, ok? E dopodiché andiamo ad aggiungere il formaggio. L'ultimo ingrediente che aggiungo è la farina. Ok. C'è un motivo per cui la farina viene aggiunta dopo? La farina la aggiungo dopo perché non ho bisogno che idrati particolarmente. La farina deve finire di asciugare. Qui la struttura non è data dall'acido, dal glutine, è data dalle caseine, del formaggio, che, quindi allora è chi deve dare, ricorda per citare l'Abruzzo, le pallotte cace e ovo, sono delle polpettine di formaggio solo che si fa. Finalmente abbiamo la farina e finalmente l'impasto non è più così morbido, lo posso lavorare sulla spiana di lavoro, sulla spianatoia, dite voi. Vedete com'è utile perché nessuna mano pulita. Lavorate nell'ordine, pensate le cose si spostano, si allontanano, il piano di lavoro è pulito. No, però scherzi a parte, cioè, cercate di usare per come potete il metodo mentre lavorate, perché altrimenti sembra Beirut dopo un bombardamento. Quindi siate logici nelle cose che fate. A questo punto il tarò non è uno speso bene per l'utensile che spero abbiate tutti. Ce l'avete il tarò? Certo, di uno, di due. Bruciato. Ok. Sì, sì. A un euro in più. Ne trovi quanti ne vuoi. No, c'è differenza, attenzione. Spesso le spatole quadre, o chiamare spatole da pizzaiolo, o flessibili o semiflessibili, sono in acciaio. Molte hanno un angolo vivo, un angolo smussato, ma quelle servono per fare altro.
Sempre spatole sono, sì. Il tarocco, oltre ad essere un cariumante nell'incastamento, è proprio fatto per pulire il fondo, c'è una risa e c'è il tarocco. Torno a dire, è un utensile che ha molti, molti utilizzi, perché si usa per raschiare, vedete, per pulire. E in più, di solito uno dice di comprare certe robe che costano tanto, costa poco, è utile, cioè, perché, crediamoci. Allora, a questo punto l'impasto non appiccica più tanto, quindi finalmente inizio a lavorare. Non l'hai lavato? No, mica lo devo mangiare. Mangiamo quello. Ma quello l'hai fatto a macchina, ho visto. Sì, l'ho fatto a macchina, non l'ho proprio toccato. Allora, se qualcuno vuole sentire la consistenza di un pasto, è benvenuto, eh? No, una volta però, eh? Io rivolgo in volta, pulisco il fondo, una quasi una volta, sì. Ok. Via via che impasto la farina si idrata con quel poco che rimane, l'impasto inizia a prendere una consistenza diversa. Contrariamente alla frolla che abbiamo lavorato prima, in termini di cui dobbiamo essere un po' più energici, il problema è che rispettando le proporzioni che vi ho dato potrebbe capitare che l'impasto sia leggermente più duro del voluto, che noi si debba aggiungere del liquido. Per aggiungere del liquido andiamo a fare in questa maniera. Poi intanto osservate che in fase di impastamento ogni volta cambio la direzione. Banale che sia, penso che nessuno di voi impasti con le dita e che tutti impastino con la parte più forte che fa leva. Okay. E il consiglio che do alle signore, magari hanno più o meno forza, quando impastano devono tenere il braccio vicino al cuore. Più accorciate le leve in pressione e maggiore sarà la pressione che sentirete in quanto la forza usate. Ha fatto male. Continuate a lavorare l'impasto. Raccattando le briciole sul tavolo e facendo sì che tutti gli ingredienti vanno a finire nell'impasto. Eccolo qua. Se volete vedere la consistenza dell'impasto. Ok. Se avevo una speranza di diventare. Non ce l'ho per toccare apposta, così è la scusa, no? A questo punto facciamo finta, questa è giusta la consistenza, facciamo finta che io abbia necessità per un motivo o per un altro di ammorbidire ulteriormente l'impasto. La procedura che segue è questa: bagno la mano, bagno l'impasto e ricomincio a impastare fino a che la mano sarà asciutta, fino a quando l'impasto smetterà di essere appiccicoso. In questa maniera ammorbidisco l'impasto, okay? Non si appiccica la mano, l'impasto riprende la
la sua forma e ricominciate ad impastare. Ci vuole pazienza. La fase di impastamento in questo caso dura circa, ci vuole una decina di minuti buoni, ok? Deve essere piuttosto liscio. Non vi intestardite nell'impastare liscissimo, perché non lo sarà mai, perché c'è il formaggio e granulare di suo. Arrivate a questo punto prendiamo la coarta, ok? La ungete in maniera come se non ci fosse un domani, di strutto, mettete lo strutto, va bene lo strutto. Lo strutto mi ha distrutto. Andiamo. Formare. Stai gherlando? No, la sto stringendo. Andiamo a formare una palla che abbia un diametro inferiore allo stampo. Lasciatela cadere verticale, perché è inutile che state mezz'ora a fare i fighi a girare il coso e poi lo mettete dentro sversando sul lato. A cosa serve questo? Molto semplicemente, io carico l'impasto in modo che spinga verso l'alto, in fase poi di lievitazione seguirà una lievitazione, mettendo in verticale. Prendete, questa magari la cucina stasera, verso le 2 di notte. Non mai tozzo il lato. Qualcuno che capito la pasta notte. Grazie. Metterci un po' di latte dentro il cuore.
No, non perché? Scusa, non saprei risponderti, secondo me non è utile. Cioè, nel senso che non è particolarmente utile. Beh, se avete qualche domanda fatemela adesso, perché così aspettiamo questi 10 minuti che abbiamo di tempo morto. Allora, signori, scusateci, fermiamo per 15 minuti, quando è pronta la torta, ricominciamo, quindi se parlate tra di voi, e alla fine quando è pronta la torta pensavo di essere più lungo. Vanno benissimo, sì, vanno molto bene, l'unica cosa... No, non ci sono controindicazioni. E viene anche particolarmente bene nello stampo della colomba. Quindi fai la forma croce. Quando fate lo stampo della colomba, ricordatevi che la parte centrale usa i due terzi dell'impasto e la parte delle ali un terzo dell'impasto. La palla sarà tagliata a due terzi e un terzo, poi tirate, le rotolate e messa. Si mette prima la parte lunga e poi la parte lunga. E non la cuociate. Poi li lasciate lievitare, a bordo. Senza particolari il forno. Scusa, come facciamo a far venire la ruggine sulle scatole? La ruggine? No. Ah. Ma se lo uso io magari c'è. No, non dovrebbe venire. Cioè, se tu dici la lavi, la asciughi e la metti in forno. Quelle smaltate non sono fatte. Io non le uso. Quelle smaltate non sono fatte per l'utilizzo del forno, attenzione. È vero che sono fatte per resistere a alte temperature, però quello che si stacca per mangiare. Quindi, no, queste sono in acciaio. Una volta che le usate, le lavi con acqua e sapone, anche le lavastoviglie, ma mi sembra esagerato. Ma è a lui? No, è acciaio. Acciaio. Le latte del pomodoro sono fatte da acciaio. Queste. Ok. Una volta utilizzate, vanno asciugate in forno. Ah, ecco. Okay. Quella allora che evita che magari ci sia una cosa. Ci vuole il forno caldo e almeno mezz'ora di forno. Un po' come si faceva per le teglie di ferro, una volta, ve lo ricordate, per padelle nere, per chi non so, non so, la modernità quindi anche la padella di ferro nera va lavata, asciugata sul fuoco e poi unta. La stessa cosa fa questo, io questo ce l'ho da due anni, e quegli altri lì sono. Allora la metti via asciutta così e basta. Io li asciugo, metto, vedi quel sacchetto nero nella spazzatura, tutto lì dentro, li chiudo e li metto da parte. Basta, non faccio altro. Quando poi li devo utilizzare, prima dell'utilizzo, li lavo nuovamente, li asciugo in forno e li utilizzo. Ho solo questa accortezza che li uso frequentemente. Di solito queste cose le fanno una volta l'anno. Dai che facendole una volta l'anno rimangono buttate magari da una parte un anno intero, la polvere, la schifezza, qualche residuo, quindi c'è sempre bisogno di una nuova tutto qua. Abbiamo ancora un po' di minuti di attesa. Dopo l'impasto la lievitazione di circa 2 ore e mezza, 3 ore. Dipende, deve arrivare al bordo. Se riesce a passare anche, adesso io quella cosa l'ho messa in due, quindi dovete calcolare il gas sfogato. Questa è un'unica dose, vedete, arriva già più o meno qua, quindi era più bassa, ha triplicato solo di più. Se ungete bene, dovete ungere bene anche l'esterno, come si fa per il papà, non so se qualcuno l'ha mai fatto.
perché quando lievita rischia di fare il cappello, e se fa il cappello l'impasto va ad attaccarsi anche sui bordi, e se si attacca sui bordi quando lo volete staccare poi inventate nuovi orizzonti del, non so come, per poterlo staccare non si stacca affatto. Quindi ingetelo bene fuori quando arriva a livello. Dobbiamo preparare un po'. Sì, un raddoppio abbastanza netto, evidente. Sì, è meglio. Poi all'interno non è probabilmente violata o leggere piuttosto, piuttosto una massa piuttosto più alta. Va abbastanza. Ciao, ciao, ciao. Quando arrivo più o meno a questa colorazione inizio a sentire l'odore di formaggio. È il momento in cui decido di spennellare la torta, però l'avvertenza che dovreste porre è quella di non andare a sporcare i bordi dello stampo stesso. Vedete che l'effetto dorato si ottiene nella stessa maniera. È ancora leggermente cruda, però ve lo faccio vedere. Se vi avvicinate vi faccio vedere la cosa che ho visto. Così la rimetto nel forno ancora vicino. Si deve assumere più o meno. Immaginatevi la cosa di formaggio qui. Questo, l'odore. Ok, quando voi la scoprite, questo c'è del freddo, direi che abbiamo la adesso sono un po' così. Circa 7 gradi.
6 gradi. Per aspirare devi fare un po' più. Quella braccia più forte la strappa e la rimpasta, quindi il meccanismo è molto simile a quello che ho fatto io a mano, sapete? Quella spirale invece dovete farla lavorare un po' di più. Calcola che se usi l'impastatrice a spirale, un passo così ci vogliono anche 20 minuti di impastamento. Invece a braccio più forte ci vanno 10, 12 minuti al massimo. Se invece utilizzate il verbo non della planetaria, sì, la planetaria KitchenAid, insomma, una roba di sì, ghiaccio, oppure utilizzate la foglia, la frusta che non utilizzerete, spero mai. Calcolate che il rapporto, un giro del ghiaccio, verbo, come preferite, equivale a cioè un giro del ghiaccio equivale a circa 7 giri della foglia. Quindi dovete calcolare la tempistica, non è che col gancio la lasciate dentro 15 minuti, poi mettete la foglia e la lasciate dentro 15 minuti. Non serve, con la foglia farete prima, però la macchina sforzerà di più, quindi dovete valutare se metterà a rischio o meno il colore dell'impastatrice che state utilizzando. Questa è la cosa interessante. Visto che ci siamo, non è che ci sono un paio di forbici, faccio tutti. Sì, decisamente. Calcola che se utilizzi un puoi un pirocchino di carta, fai delle panine a 30 grammi, una volta che hai fatto le panine metti in cottura, 10 minuti, più o meno. Poi dovete usare il naso, senti che si inizia a sentire tutto come è formato. Ci siamo, sketch, non c'è bisogno di girarlo, di vederlo, però ho approfittato per vedere le cose. Là abbiamo una forbice, vi faccio vedere. Comunque calcolate che sullo stampo andrete per fare piccolini, ecco, guarda, questo. Lo stampo del papà è la stessa cosa, lo metti a scarsa unità e te lo lascia andare. Un'altra cosa che potete fare è questa. Abbiamo un po' di tempo. Un'altra manina, sempre facendolo poi per lievitare il pomodoro. No, fai dei bocconcini, lo sfogli e lo lievito. Andiamo nel mattarello. Sempre senza usare la farina. Andiamo a fare una gara di sciacquo. Quale vuoi, visto? Grazie. Ora andiamo a fare così, fate le palline. Vedete che l'impasto non attacca. Partendo dal centro. Ho premuto un po' troppo. Partendo dal centro. Andate a ricavare le lingue e poi arrotolate in questa maniera, ok? Le mettete nel centro, andate giù, dovete tenere una parte più spessa e una parte più fine. La parte più sottile sarà la chiusura, la parte più spessa sarà l'inizio, ok? Andate a formare. Lasci riposare un po' prima di fare questo. Quindi lasciate lievitare quando non va doppiato un cuocete in forno. Avete dei panini al formaggio che devo dire non sono male. Ma
lati in chiusura, se questo lato fosse spesso così vedete uno scalino, e quando poi andate a mettere in teglia la parte della chiusura non va così, ma va così. In questo modo rimane sigillato, se lo girate al contrario si apre. Yeah.
è buono, ragazzi. Onestamente, 10 minuti in più non gli avrebbero fatto. Prendi quella sega.
Voglio prendere.